abbiamo chiesto la creazione di un comitato ristretto sulle stragi 92-93, non per sostituirsi al preziosissimo ed encomiabile lavoro della magistratura, ma più che altro per iniziare a puntare il dito sulle responsabilità politiche che stanno dietro a quella stagione delle stragi, perché di questo non si parla mai. Perché persone per 20 anni sono state in silenzio? Perché tante persone facenti parte delle istituzioni hanno cominciato a parlare magari solo dopo 20 anni? Perché tante ancora non parlano? E perché qualcuno ha omesso di dire la verità? E perché qualcuno ha detto bugie? Su questo la politica dovrebbe puntare l'attenzione. Poi i profili processual penalistici li lasciamo alle magistrature competenti. Noi siamo qui per fare un altro tipo di lavoro, puntare l'attenzione e non lasciare isolati magistrati come Di Matteo, come Scarpinato, come Tartaglia, come Del Bene, come tutti coloro che hanno lavorato e continuano a lavorare in questi anni in prima linea. E la voce della cittadinanza è importantissima per questo, non bisogna lasciare solo queste persone. Noi abbiamo, come cittadini parlo, non come deputata in questo momento, abbiamo un ruolo e il diritto, abbiamo un ruolo importantissimo e soprattutto, come hai detto tu, abbiamo il diritto di sapere la verità. Siamo stufi. Sono passati troppi anni. Grazie a te. Siamo di nuovo qua a distanza di tanti anni, speriamo di riuscire ad arrivare finalmente al punto finale a questo problema. A quanto pare sembrerebbe che il processo si sia incarcerato in questa direzione. Forse Napolitano ci degnerà della sua presenza alla prossima udienza, così sapremo finalmente se queste verità mezze dette, mezze ammesse usciranno. Gli italiani quello che vorrebbero è una risposta chiara, finalmente, a uno dei tanti interrogativi che ci poniamo da sempre. Se lo Stato è dalla parte dei cittadini e quindi è contro la mafia, oppure ne è stato partecipe di questa situazione. Grazie. Siamo qui perché è giusto che la gente sappia ed è l'unico modo per poterla informare è quello di scendere in piazza. Devono sapere che Nino Di Matteo, Fabio Repici ed altri magistrati devono essere non solo protetti ma anche abbracciati da tutti i cittadini che hanno tutte le intenzioni di parlare di uno Stato che esiste, non della mafia nello Stato, ma di uno Stato che esiste. E sicuramente l'unico modo per informare è parlare continuamente con le persone, far capire chi sono queste persone, perché fanno questo tipo di lavoro, cosa vogliono raggiungere. È ovvio che non è facile. Salvatore Borsellino oggi non è presente perché è a Palermo, ma Salvatore lo grida a gran voce da anni, non solo riguardo la famosa agenda rossa di Paolo Borsellino che tutt'oggi ancora non è ritrovata, ma ricorda Salvatore sempre l'onestà, la legalità che non ha nulla a che fare con la mafia, ma che purtroppo oggi siamo costretti a vedere a braccetto con la mafia. Ecco, questo è quello che noi vogliamo rimarcare. Dobbiamo togliere la mafia dallo Stato e dare una vita giusta ai nostri figli e che abbiano sempre fiducia nella giustizia. Grazie mille. Grazie a voi. Come cittadino in Senato del Movimento 5 Stelle, io sono nella Commissione Giustizia, sono formalmente uno dei due vicepresidenti della Commissione Giustizia e posso dire e portare la testimonianza che nella nostra Commissione noi stiamo spingendo sin da quando l'attività parlamentare è iniziata per la calendarizzazione e l'approvazione di alcuni disegni di legge che secondo noi hanno una notevole priorità per l'Italia, come quelli relativi alla legislazione contro la corruzione e per la modifica del reato previsto da un articolo del codice penale, il 416 ter, se ne è parlato molto nei mesi scorsi, e il traffico di influenze illecite e politico-mafiose, cioè l'anello debole o forse forte della catena che lega la mafia, i poteri comunque delle associazioni criminali con la politica, quello delle elezioni, quello della messa a disposizione dei politici con i poteri criminali. Noi abbiamo un nostro disegno di legge, ce ne sono anche altri proposti anche da altre forze politiche, ma la verità è che da 5 mesi, da quando il governo
si è composto, le attività delle commissioni sono iniziate, ancora non siamo riusciti a licenziare questo testo e a discuterlo. L'ultima occasione che abbiamo avuto è stata 3 ore fa, oggi 19 novembre 2013, quando noi abbiamo chiesto che la discussione generale sui disegni di legge fosse dichiarata conclusa, ma l'assenza di 3 senatori di un altro partito che non erano presenti ha fatto sì che la maggioranza degli altri membri della Commissione hanno rinviato a una settimana il proseguo, cioè martedì prossimo, il proseguo di questa, della discussione su questo testo di legge, e così prendiamo un'altra settimana, non sapendo poi martedì prossimo cosa potrà accadere nelle 1000 emergenze che la vita parlamentare conosce, dalla decretazione di urgenza ad altro. Ecco, io voglio dire, quello che mi sento di dire è che a volte ci sentiamo un po' soli come parlamentari del Movimento 5 Stelle a tenere alto il fronte della battaglia parlamentare, civile ovviamente, politica, dell'approvazione di norme che finalmente combattono sul serio il malaffare, la malavita, soprattutto quella organizzata e quella di stampo mafioso nel nostro paese, nel settore della corruzione, dell'autoriciclaggio e del voto, delle influenze fra politica ed elezioni, perché quello è il momento in cui la mafia penetra e sceglie i suoi uomini che poi amministrano i comuni, le città, le regioni. E chissà, forse anche qualcuno qui in Parlamento che sia espressione diretta o indiretta, forse, non lo so, magari c'è. Ecco, io porto questa mia piccola e modesta testimonianza di una lotta che per il mandato che ci è stato conferito, per l'onore che abbiamo deciso di caricarci, di essere da cittadini normali fino a un anno fa, senza alcuna esperienza politica, a combattere sul fronte parlamentare anche per questa battaglia qui. Grazie. Prego, buon lavoro.